Ragazzi, eccomi tornata da Praga con un nuovo video. Mi dispiace se vi ho trascurato un po' quando ero a Praga perché volevo caricare di più, ma promesso che recupero perché mi mancate sempre un sacco se non filmo troppo, mi mancate troppo. Quindi oggi nuovo video per voi, questi sono i 10 beauty hacks, quindi hacks, trucchetti di bellezza che ancora non conoscete. Trucchetto numero 1: avete bisogno di un pennello da contouring, ma gli unici pennelli che avete sono quelli classici per il viso, che sono troppo grossi, troppo paccioccosi per poter andare a segnare una linea sotto lo zigomo. Niente paura, potete semplicemente infilarci una forcina da sotto, portarla verso l'alto, verso la fine delle setole. In questo modo renderete il pennello più affusolato, più stretto, le setole si stringeranno e sarà molto molto semplice andare a creare il nostro contouring. Trucchetto numero 2: avete presente quando volete fare la manicure e c'è questo smalto che vi piace tantissimo, il vostro preferito, quindi andate, prendete e non c'è verso di aprirlo, cioè è incollato, non si apre in alcun modo? Ebbene, c'è un trucchetto per evitare che questo succeda. Ogni qualvolta acquistate uno smalto, prendete un po' di burro cacao o della vaselina e andate a stenderne un pochino lungo il contorno, lungo il bordo della boccetta. Questo rende tutto più lubrificato, lo smalto non riesce ad attaccarsi e quindi possiamo utilizzare lo smalto in qualsiasi momento senza aver bisogno di chiedere ad Hulk di aprircelo. Numero 3: se avete un eyeliner a pennarello che sta per finire, sapete che il tratto non è più così preciso, non è più così nero. Ebbene, vi basta tirare fuori la punta dell'eyeliner, girarla, reinserire la punta nella confezione. Quasi tutte le punte sono affusolate anche dall'altra parte, quindi avrete un eyeliner praticamente nuovo. Là è l'uso, si raddoppierà. Se invece l'eyeliner sotto è di una grandezza diversa, lo volete più sottile, vi basta andare o a ritagliarlo oppure a prelevare il colore con un pennellino, ma se non altro userete l'eyeliner fino a quando c'è colore. Trucchetto numero 4: vi è mai capitato di uscire e vi dicono: guarda che hai del rossetto sui denti? E se si tratta di rossetto rosso è molto imbarazzante. È successo a tutti, è successo anche a me, e quando mi succede mi detesto. Beh, esiste un trucchetto molto semplice, lo conoscerete sicuramente tutti, quello di inserire il dito e poi appunto l'eccesso di rossetto va a fermarsi sul dito. Ma se non volete sporcarvi le mani, si può utilizzare un cucchiaio. Ebbene sì, basta un comunissimo cucchiaio da cucina, quelli grandi, si va a inserire nella bocca semplicemente come fareste con il dito, e poi quando esce vi rendete conto che rimane tutto l'eccesso di rossetto sul cucchiaio, ma molto meglio sul cucchiaio che sui denti. Trucchetto numero 5: se anche voi come me avete il problema del profumo, che cioè io lo spruzzo, mi dura un'oretta e mezzo e dopodiché svanisce, scompare, come se io non l'avessi mai spruzzato addosso. Ebbene, questo è in parte dovuto alla pelle secca, perché la pelle secca non riesce a trattenere il profumo quanto quella grassa o quella normale. Quindi un trucchetto molto utile che io non conoscevo, ma mi sta salvando la vita, perché voi lo sapete, io ho da sempre questo problema, cioè tutti i profumi su di me non durano. Basta stendere un po' di crema idratante dove andiamo poi a spruzzare il profumo, quindi io lo metto solitamente sui polsi, dietro alle orecchie oppure sul décolleté. Incredibile ma vero, ma vi dura il doppio. Provate e poi scrivetemi, mi sapete dire. Trucchetto numero 6: a me succede sempre di sbavarmi con il mascara. Ho fatto un video dedicato a ciò, perché quando stendo il mascara inevitabilmente vado a toccare la guancia o a toccare il naso, cioè è incredibile. Ebbene, una cosa che aiuta tantissimo è andare a piegare, si può fare con qualsiasi tipo di mascara, si può piegare lo scovolino del mascara ed è molto più semplice, perché molto spesso quello che va a macchiare il viso non è lo scovolino in sé, ma l'asta, cioè il bastoncino dello scovolino. Quindi se voi andate a piegare lo scovolino è molto molto più semplice applicare il mascara, e non dico che non vi succederà mai più di sbavare, però è molto meno probabile che succeda. Numero 7: se non avete un fissante per sopracciglia, dopo che avete steso la matita non avete la cera per fissarle, una cosa molto utile, un trucchetto molto molto ingegnoso, è di utilizzare la lacca per i capelli sulle sopracciglia. Ebbene sì, non so perché non ci avevo mai pensato, ma se funziona sui capelli funziona anche sulle sopracciglia, giusto? Quindi basta avere un pennellino, o potete farlo anche sulle dita, potete spruzzare un po' di lacca per capelli sul pennellino oppure sul dito e passarlo direttamente sulle sopracciglia. Ne basta pochissimo e dura
tutto il giorno. Trucchetto numero 8: quando avete lo smalto sulle dita perfetto, non io in questo momento, ma quando succede che avete lo smalto sulle dita perfetto e magari dovete fare quelle dei piedi, oppure avete tutte le unghie perfette ma dovete rifarne una oppure due, molto spesso capita che con il dischetto di cotone, andando a fare soltanto quelle due unghie, ci roviniamo anche le altre, è un po' inevitabile. Una cosa super super ingegnosa, strana, ebbene sì strana, ma super super ingegnosa, è andare ad utilizzare un assorbente interno per andare a ritoccare o a togliere lo smalto dalle unghie. È super preciso e funziona perfettamente, perché alla fin fine è cotone, quindi è super preciso, c'è anche l'applicatore, quindi non rischiamo di macchiarci, andiamo a togliere lo smalto proprio preciso preciso preciso, cioè incredibile ma vero, ve lo ripeto io, è strano ma funziona. Numero 9, se avete un mascara che si è asciugato e quindi diventa un pochino impossibile utilizzarlo perché è troppo asciutto e quindi non lascia colore sulle ciglia, una cosa molto molto utile da fare è andare a spruzzarci dentro una o due gocce di collirio, andate ad agitare per bene la boccetta e voilà, il mascara non è più asciutto. Non correte rischi perché il collirio è fatto apposta per essere utilizzato sugli occhi e avete un mascara come nuovo da utilizzare. Ultimo trucchetto, numero 10, e questa è una cosa che chi viaggia spesso purtroppo conosce molto bene. A chi non è capitato che gli si sfracellassero le palette o non lo so, la cipria compatta o un blush in valigia, perché voi lo sapete come scalaventano le valigie negli aeroporti, c'è un metodo per evitare che questo succeda ed è un metodo che funziona perché l'ho testato io negli ultimi viaggi. Basta prendere un dischetto di cotone, andate ad inserirlo nel compact, quindi tra lo specchietto e gli ombretti, chiudete in questo modo, il dischetto di cotone farà tipo da cuscinetto e anche se la palette riceverà degli urti non si scompatterà e non si spezzetteranno tutti. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, scrivetemi per qualsiasi altra cosa, qualsiasi richiesta, io leggo sempre tutti i vostri commenti e cerco anche di rispondere sempre a tutti, se ci sono domande, qualsiasi cosa mi metto sempre il cuoricino, quindi scrivetemi e un bacio gigantissimo, vi voglio bene, alla prossima, ciao!